dell'horror, del fantasy e del gotico Dark Vanities. Ciao a tutti, oggi andiamo a sviscerare le mie prime impressioni di quando avevo visto Il Principe Mezzo Sangue e di come poi ho letto il libro. Ovviamente qui in questo caso ho preferito il film. Voi direte, ma c'era il libro? Sì, alcune parti mi sono piaciute di più del libro, ma molte di più nel film. E ora vi spiego perché. E il giudizio non è rimasto, è rimasto immutato. Cioè, è forse l'unico caso in cui io all'inizio ho pensato una cosa e alla fine penso lo stesso. Allora, è che questo film l'ho visto a casa di una parente una sera, forse era Natale, comunque era una sera dove fuori c'era la neve, quindi eravamo in tema, faceva freddo. Ed era sto Principe Mezzo Sangue, ce lo siamo guardati insieme. E il mio parente aveva il computer, c'era mio padre sul divano e io sulla sedia davanti alla TV. E guardavo questo film, non capendo un cazzo come sempre, ma mi lasciavo trascinare. Non avevo letto il libro, quindi non percepivo i tagli o le rimescolanze o le scene in più. E quindi a me andava tutto bene quello che c'era nel film, quasi. Allora, di sicuro la prima cosa che menziono come ormai di rito, no? Hermione Granger, il suo rapporto con Harry, fraterno. Io l'avevo scambiata per shipping, per farvi capire quanto non capivo un cazzo di amore e d'amicizia. Poi, mi riferisco in special modo a due scene tra loro due. La prima, nel momento in cui Harry si siede vicino a Hermione quando la raggiunge dopo che Ron ha baciato Lavanda davanti a tutti dopo la partita di Quidditch, dopo l'inganno della Felix Felicis che l'ha seguito dopo, con quella barabam lì. Capitolo 14, per farvi capire del libro, fine capitolo 14, inizio capitolo 15, ecco quella parte lì. E poi un altro, mira, il momento in cui, beh, cioè nella prima impressione, quando Bellatrix si mostra nel film con le fiamme, molto evocativo, molto ti fa vedere Harry vulnerabili. E poi c'è qualcosa tipo un'altra parte che mi ha colpito grandemente era il moto, no, psicologico di Draco Malfoy, che non vuole farsi coraggio e però deve continuare la sua missione. Nel film ovviamente può essere mostrato perché Harry ovviamente non era a conoscenza all'inizio di queste cose, quindi nel libro non viene mostrato chiaramente, ma nel film sì. È stata una scena apprezzabile, molti non lo sopportano, io invece ho apprezzato, si vede lui, a parte che da vederlo in quel posto lì molto oscuro è molto bella, e poi ti dà un senso di attesa, di hype che non avrebbe proprio. Se toglievi anche quello non rimaneva niente al film. E vabbè, poi la scena nella caverna con gli inferi, in realtà l'Arctis Temporis, no, quei cerchi di fuoco mi era sempre impressionato. E il momento che più di tutti mi ha impressionato nel film, onestamente, vabbè, a parte anche Katie che va su, oppure era un po' il Lumacorno quando parla di Lily, no, anche lì è emozionante, ma in realtà il momento migliore di tutti, devastante, dopo la morte di Cynthia, neanche la sua morte, ma dopo, quando i Mangiamorte, senza una battaglia, loro possono distruggere, diciamo, la sala grande di Hogwarts. Quindi c'è questo male incontrastato che vince e che va in questa atmosfera molto brutta, molto tesa, tragica, ecco, tragica. C'è, cioè, anche la colonna sonora che accentua questo aspetto, che bruciano la capanna di Hagrid, non si capisce bene perché, ma anche nel libro, vabbè. Però si continua questa cosa che è molto molto bella, a mio avviso. E perché c'è questo male, no, incontrastato che ha vinto e se ne va, e Harry li deve inseguire ma non riesce a fermarli. La gente non si sofferma molto su questa cosa. Draco quasi quasi si ferma, non è convinto, ma Piton lo spinge. E quindi, ragazzi, è molto, è adorabile, è adorabile, è adorabile. Nel film, questa parte quando Bellatrix urla Scaglia al marchio nero è davvero impattante, cioè ti vi dà impatto, vi rimane impresso nella memoria. Ecco, una scena che io riguardo sempre più spesso. Peccato che hanno cancellato dal film, ma per fortuna si può recuperare, la scena del coro in Noctem. In Noctem è quella scena in cui Piton è un po' travagliato, Vicious dirige il coro, Ron e Hermione guardano fuori insieme. Dovevano lasciarla nel film, onestamente, ti dà molto molto hype per quello che sta per succedere a Hogwarts.
E onestamente dovevano lasciarla, non so perché hanno tagliato quella, tagliate altro, ma non quella. Poi mi è piaciuta un po' la scena in cui Harry e Hermione sono da lumacorno e fa ridere, ma al di là di queste scene tutto il film per me è carino, e anche quando sono in treno, prima passa la Wanda che fa il cuore, no, con l'alito, sperando che non aveva l'alitosi, poi c'era la Hermione che passa in cagnesco, guarda Harry, Ron, tutti fanculo, tutti quanti, è troppo idolo lì, e tutta quella scena, mentre si parla del voto infrangibile. Perciò io questo film, io salvo molto questo film, perché la fotografia poi, come faceva anche notare Ufficio Magico, è molto bella, molto oscura, molto, 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 molto dark, gotica, e c'è questo giallo che richiama un po' la nostalgia di un calore che però non ti dà calore, anche se è saturato al punto giusto, e... non lo so, vi dà un po' un contrasto notte fuori oscura, no? Cioè giornate oscure, e poi mentre gli interni che dovrebbero essere più buoni invece sono illuminati di questo giallo, e mi piace. Poi vabbè, non è andato molto sensuale a Principe Mezzosangue, ma chi se ne frega, anche la scena del Sefton sempre è memorabile, quando Harry aggredisce Draco e arriva arriva coso, arriva Piton a salvarlo. E il bacio di Ginny, no, come una cosa da togliere, ecco, no, no, grazie. No, né nel libro né nel film, mi spiace, ero un po' contro la coppia Harry e Ginny, e anche adesso no, non mi convince. Però va bene, dai. Ginny secondo me voleva più Harry come un trofeo, ecco, ho sempre avuto questa sensazione. Ma no, ma in realtà sto solo maneggiando. È solo che mi piaceva di più se Harry si fosse messo con Hermione, ma nel modo giusto. Non un bacio a caso come fanno Ginny e Harry in questo modo, perché sembra quasi essere uscito a caso. Ginny compare tra quattro scene un po' di più del solito, giusto perché deve baciarlo, e basta. Libro. Libro. Ah sì, va bene, scena di Voldemort. Ma in realtà, vi dico la verità, questi ricordi di Voldemort non mi hanno mai, da bambino, dicevo, da ragazzino, non mi hanno mai impressionato. E quindi io vedevo queste cose, non sapevo bene cosa pensare. Va bene, Yorkus, buono. Ok. E diciamo che è un film che io guardo con più spensieratezza di quanto invece ne dovrebbe, non ne dovrebbe avere, perché dovrebbe essere ancora più teso questo film. Vabbè. Libro. Non buono, nel senso, buono e non buono, è un mix. Perché all'inizio direi non buono, non buono, mi spiace, ma all'inizio non buono, non attizza. Non attizza. E vi spiego perché, perché in realtà non mi frega un cazzo dell'inizio. A parte la parte di Bellatrix, che nel libro rende di più, nel film non l'avevo capita all'inizio io quella cosa, quindi l'avevo lasciata un po' lì. Nel libro mi è piaciuta di più Spinner's End, no? Secondo capitolo. E cosa dire che Ron, no, scusate, nel libro è diverso, è una preparazione, come dicono tanti, è un libro preparatorio per la missione che si va a affrontare nel settimo. Ma prima impressione, mi era piaciuto abbastanza questo libro. Sì e no, sì e no. Vuole un po' recuperare l'atmosfera del calcio di fuoco anche il film, ma non ci riesce. Eppure, l'investigazione con i ricordi di Riddle, ma non solo, tutti quelli legati a Voldemort è bellissima, molto scuro, molto potente, come dice Silente, Albus. E poi, vabbè, la parte sentimentale di Ron e Lavanda, molto divertente per smorzare la tensione, così come Hermione, un po' incazzata nera, mi ha fatto sempre ridere. Anche se volevo che in questi momenti Hermione si avvicinasse ancora di più a Harry. E invece no, vabbè, ma smetterò di ripetere all'infinito questa romanzina, mica un incantesimo. Cosa faccio, il filtro d'amore anch'io? No, eh. E poi, vabbè, le scene nella caverna. Piton che dice ai genitori a Voldemort, dopo aver origliato la profezia, questa parte forse non dovevano tagliarla dal film, era un po' essenziale per rendere Piton un po' più bastardo di quello che in realtà sembra nei film. E poi abbiamo il momento in cui nel libro arriva Scrimgeour, ma chi se ne frega di Scrimgeour, è tutta propaganda politica che onestamente non vedo molto contestualizzata nel film, ok? Non avrebbero potuto inserirla. Nel libro invece sì, perché c'è sempre questa figura di Silente dopo il screzio con il monastero, sì, il ministero, sì, il mese scorso. Nel scorso libro percepita un po' di meno nel film.
Ecco, anche se sì, mi ero dimenticato di dire che era bello nel film, la scena in cui, cioè, bello, molto di impatto, quando Silente urlano e fa: "Oh, la Kuman, ma resterà, può restare a Hogwarts, e voi che cazzo fate qua, tutti a lezione, stronzetti, via, via, poppanti, puzzate di latte ancora, senza Nesquik". E quindi, va bene, tornando al Principe del Sangue, il libro, belli i capitoli della caverna, no, 26. Io ormai mi risolvo a memoria i capitoli del Principe del Sangue, tutti quanti, l'ho riletto molte volte. Allora, facciamo una piccola classifica dei capitoli, qualcosa che non faccio mai, ma questa volta sì. Ce l'ho talmente impresso che posso farvela, dai. Diciamo che i miei capitoli molti belli andando in ordine, i capitoli che leggo, rileggo volentieri sono il 2, perché c'è Bellatrix che va a far fare il giuramento, no, del voto infrangibile con Narcissa e Piton. Poi un altro capitolo che rileggo volentieri è il sesto, per la deviazione di Draco, quando, vedete, mi ricordo ancora i titoli, cazzo. E quando c'è, vabbè, vanno a spiare un po' Draco da magia sinistra, e Hermione si improvvisa detective e fallisce miseramente, però è carino, dai, il tentativo. Rileggo molto volentieri anche il capitolo 8, perché c'è Piton che fa il trionfo di Piton, quindi diventa un po' un signore, difesa contro le arti oscure, così. Rileggo volentieri anche il capitolo, vabbè, 9, così, per il Principe Mezzosangue. Ma in realtà i capitoli che leggo volentieri davvero sono il 10, i Gaunt, quando si vede la famiglia della mamma di Voldemort, di Merope, e il 13, che è il Rito Segreto, dove si vede incontro, il primo incontro tra Voldemort, cioè Tom Riddle, e Silente all'orfanotrofio dei Babbani. Molto cupo, molto spoglio, mi ha molto impressionato quella parte lì, mentre Harry si lamenta di stare in un ripostiglio. Sto bambino qua è proprio in depre, sembrava di stare in un lager per bambini. E non esagero, anche se poi li bullizzava. E anche lì già avete là le prime avvisaglie dei suoi comportamenti un po' strani. Così come nel capitolo 12, come che era? Argento e Opali. Lì è molto bello l'incontro tra Harry e Mundungus Fletcher, cioè Sirius è morto, richiamate questa cosa, no? Nel libro, nel film no, nel libro invece sì, vabbè, nel film ogni tanto Bellatrix, ma va bene, lei deliria un po', delira, non sto scherzando, io l'adoro. E poi mi chiedete perché l'adori, e perché io adoro i personaggi così, e poi Elena Bonham Carter, Tim Burton, mi richiama tutto un immaginario, vabbè, e gotico, e dark, e horror. E oscuro e tenebroso. Vabbè, dai, smetti. E quindi vediamo come vabbè, Mundungus Fletcher mette le mani addosso, arriva di un Fodora, insomma, molto molto carino quel capitolo. Poi vabbè, c'è Katie, Ron che vede Ginny limonarsi anche lì, vabbè, Rosmerta, Maci di Scopa, tutto carino, molto molto bello, come si suol dire. Rileggo volentieri il capitolo 14, ma solo il finale, per vedere come Hermione sfasa completamente da Caron con i canarini. Il capitolo 15 lo leggo volentieri per via del fa troppo ridere la festa del Luma Club, e la parte come cazzo si chiama? La foto infrangibile, quando Harry becca Malfoy con Piton, cioè li becca, li spia, Harry è un guardone, ragazzi, è un voyeur, attenzione. Capitolo 16, sì, qualche volta rileggo, ma di solito lo evito. Perché io lo evito, perché è molto molto statico, fa un po' ridere, fa un po' mettere le basi emotive dei personaggi, ma dopo un po' lo leggo una volta, magari due, ma non lo rileggo spesso un Natale non molto gelato, no? Anche se mi piace l'atmosfera innevata, è molto dark. E 17 lo rileggo volentieri, non tanto per la parte di Lumacorno e essendo proprio ricordo lumacoso, ma per, vabbè, all'inizio, quando c'è Hermione che parla con Harry, commentano un po' tutto quanto, è molto bello. Sapete che io Harry e Hermione sono la mia ship preferita. Coso il. Ah sì, la ship, cioè scusatemi, non la ship, l'abandoned ship, vabbè, sto zitto. Il momento in cui Voldemort, cioè Tom Riddle, attacca Orphine, quello fottutamente un momento epicissimo, quando non ha paura di lui, entra, perfino Harry sembra ammirato, no? E perfino noi, cazzo, dico, minchia, questo ragazzo qua non solo ha le palle, non solo ha i gioielli di famiglia, ma è più figo di Jon Snow in quel momento, cioè.
Grande, Grand Tom, poi vabbè, malvagio, ha fatto un omicidio però, anzi un triplo omicidio, però va bene. Cazzo, ma vi rendete conto che questo è peggio di Edipo, figa? Ha ammazzato il padre, un minchia. Grande Tom Riddle. Chissà se ha ammazzato anche la famiglia di Tom, cioè chissà se si era sposato e aveva avuto altri figli. Magari, non si sa. Magari aveva dei fratellastri o sorellastri, Voldemort, chi lo sa. Che però non continuavano la linea di Salazar Sempreverde perché quella era, come si dice, retaggio di Merope, non di Tom Riddle, che era un babbaro, babbaro. Che io quando andavo alle superiori a volte ci si sostava e dicevi babbaro e la gente ti guardava male perché cazzo è? Altro capitolo bello, 18, vabbè perché 18 lo leggo a volte perché sono un sadico e mi va di vedere Ron avvelenato. Sì, 19 roba da Elfi, vabbè McLaggen, Beccantastern, quel bolide mi sembra. Ma non lo rileggo spesso perché in realtà io salto spesso dal 17 al 20, quando 20 lo rileggo dall'inizio alla fine perché c'è la richiesta di Lord Voldemort, quindi flashback Antipas Mint, considerazioni, feedback, no dei silenti in mezzo, riflessioni nel presente, e poi c'è la scena memorabile che non c'è nel film, non c'è da nessuna parte, nemmeno nei cosi di Origins of the Air, nemmeno in quelli c'è questa parte. Come ve lo spiego? E poi dovrei fare un video a parte su Origins of the Year, ora che ci penso, come sarebbe dovuto essere. Esatto, qui quando c'è Voldemort che va da Silente, no, per chiedere la cattedra di difesa contro le arti oscure, e poi la maledice. Vabbè, poi rilego spesso il capitolo 22, mi sembra che è il funerale, no, come si chiamava? Forse Felix Felicis. Capitolo 22, no. Aragog, non mi ricordo. Non mi ricordo come il titolo del capitolo 22. Però era molto divertente perché c'è Hagrid e Numacorno che bevono con Harry e si ubriacano e cantano. E poi c'è Harry che manipola, no? Numacorno, quindi viva la Felix Felicis Forever. Ovviamente a volte rileggo il 23, ma non è uno degli essenziali che mi interessano perché vabbè, ci sono gli Horcrux e c'è estensione. 24 lo rileggo sempre perché mi piace vedere Malfoy a terra sanguinante. Povero Tom Felton. E perché Harry vede il diadema di Corvo Nero senza sapere che è il diadema di Corvo Nero, quindi bella foreshadowing che ti lascia Harry come un palmo di naso, come diceva Pirandello. Capitolo 25, la veggente sfiata, lo leggo volentieri? Sì e no. Sì perché c'è la premessa di Harry e Silente che vanno verso la caverna. Sì, perché c'è Harry incazzato nero con Piton quando capisce che l'Akuma ha tutta quella storia lì. E quindi è bello da rileggere. Harry incazzato, turbolento, esplode. Capitolo 20. Ah, vabbè, c'è Ginny che si baciano, ma chi se ne frega, onestamente. Se fosse stato un rapporto più costruito, più intrecciato tra loro due, avrei capito. Ma all'improvviso così, ma che cazzo è? Dai, ma vai, affanculo. E io che da bambino ci speravo che succedesse anche a me una roba simile con l'amore. Ma non succede mai, figa. No, 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 no. Certo, se parlo in questo modo, col mal di gola, no, perché non succede. Damigella e pulzelle, non succede un cazzo. Capitolo 26 lo leggo sempre, oscuro e dark, lago nero, Horcrux, falso medaglione, Inferius, vortice di fuoco, minchia. Capitolo 27, a volte lo leggo, a volte no, perché c'è la torre, Mangiamorte. Mi sembra un po' annoiato quella parte di Silente che prova a far redimere Draco invano, ma in realtà poi si redime Draco perché in realtà non si redime, ma semplicemente non ha le palle abbastanza per ammazzare Dumbledore, quindi non è niente. Capitolo 28 lo leggo perché Harry insegue il principe, che sembra che si chiama La fuga del principe, no? E quindi trovate Piton, c'è la rivelazione. Il capitolo 29 mi piace perché c'è un fottuto disastro, minchia. Il capitolo 29 è bestiale perché vedete anche Bill azzannato da Ferry Greyback. Ecco, il capitolo 28 e 29, anche 30, nel film sono diversi, a parte il funerale di Silente che era importante, ma gli altri.
Va bene che non c'è stata la battaglia di Hogwarts. Secondo me è meglio avere il male incontrastato così che parte e vi dà un impatto maggiore, ragazzi. Secondo me, se non c'è stata la battaglia di Hogwarts, sono curioso di vedere cosa ne dice in merito Ufficio Magico, perché lui ha fatto Pregi difetti di Il Principe Mezzosangue, perché lui ha una capacità di analisi e una spiccata della sensibilità che sono rari, perché altre persone ripetono un po' pappagallo. Quello che dice l'altra gente, oppure fanno considerazioni un po' superficiali o ripetitive e ridondanti, mentre Ufficio Magico, ok, mi sono innamorato di lui, lo sto scherzando, mi ha affascinato, nel senso che è molto tenero e dolce, a modo suo, modesto, e non si incazza, quindi è molto, cioè sono un po' stanco di vedere youtuber che urlano o che si svalvolano. Non ho niente contro Matioski e così, però dopo un po' mi sono rotti i coglioni. Cioè, Ufficio Magico ha questo pregio, non è che incazzarsi sia un difetto, perché ovviamente ognuno ha le sue opinioni e il suo proprio modo di esprimersi, però Ufficio Magico è più, è più, ecco, è più, è quella step in più che te lo rende più professionale, secondo me, e meno svalvolato. Ma poi è una scelta, ognuno sa come porsi o non porsi, anch'io a volte ho momenti molto cringe e momenti a volte molto neutrali. L'Ufficio Magico è molto simpatico, ecco, forse la simpatia modesta che ha lui è molto carina, è molto, è una ventata di aria fresca in questo mondo di tenebre, diciamo. Beh, il capitolo 29 è un po' come il 16, riprende la storia di Bill e Fleur, della mamma Weasley, no, Molly, mamma Chioccia, e li fa diventare, cioè prosegue questo discorso di analisi dei personaggi, e poi c'è il lamento della Fenice, no, quindi Fanny che se ne va, è un degno finale, con ovviamente il funerale dei Silenti nel 30, con Harry che deve uscire, non andrà più a Hogwarts, tutte queste faccende, molto belli. E basta, cioè io alla fine Principe Mezzosangue, il libro lo rileggo anche un po' volentieri, alcuni capitoli, in ultima analisi, quali rileggerei davvero molto? So che può sembrare un po' noiosa questa disserzione, no, di questa roba, però è molto incentivo, molti stimoli, secondo me, spunti di riflessione, che vediamo come. Il capitolo, ok, vi dico la tutta la verità, i capitoli che rileggo spesso sono 10, 12, 13, 15, 17, 20, 24, 25, 26 e forse 28. No, scusate, 29. E sì, anche 28, dai, quindi non tantissimi alla fine, diciamo, neanche metà del libro, però forse anche il 22, però non arriviamo a metà del libro, e comunque davvero fighissimi, perché i capitoli liberi li leggo spesso, li rileggo e non smettono di affascinarmi, anche il 15, Hermione, ah, ma questi Harry che fa, ma in quali abissi possono cadere le ragazze per amore di vendetta, frase da stampare ovunque. Cosa non ci fa fare la gelosia? Love, love, ron, ron. Dai, ragazzi, vi saluto. Spero di non avervi annoiati tanto con questa roba. Madonna, abbiamo quasi arrivati ai 20 minuti. Ciao!